che è dovuto all'associazione Cami, rappresentata dalla presidentessa, da Rocco Ciola e da tutti gli altri ragazzi, perché, come diceva il professore, essere riusciti comunque a fare una manifestazione di questo tipo durante questa pandemia è una cosa eccezionale. E ve lo dico venendo da Milano, cioè non da una città che non ha possibilità, eppure a Milano non si riesce a far ripartire la cultura, far ripartire questo tipo di eventi perché le paure, un po' la burocrazia, devo dire che è molto più complessa. Qui credo che le sinergie create con la banca, col comune, con l'università permettano ancora di fare questo. Quindi un plauso all'associazione che veramente ha fatto un lavoro enorme, quindi vi ringrazio. Vado subito al mio intervento che vedrete che in alcuni momenti si accavallerà alle parole del professore perché poi i concetti, le slide, e i momenti iconici sono gli stessi. Io vi parlerò del programma Apollo per portarvi poi nel programma Artemis, che è quello che è il futuro, il presente e il futuro dei programmi spaziali. Prima però di parlare del programma Apollo, vorrei così inquadrare la situazione. Oggi noi, come vedete, siamo qui. Ho trovato questa foto, quella potenza vista dallo spazio. È vista dalla Stazione Spaziale Internazionale, che orbita a un'altezza di circa 300-400 km sulle nostre teste. Perché vi dico questo? Perché il viaggio verso la Luna è estremamente più complesso. Le distanze sono notevolmente diverse. Siamo sull'ordine di 1 a 1000 come scala, e 1 a 1000 sono le difficoltà. All'epoca, qui vedete l'orbita della Stazione Spaziale Internazionale, la vedete vicinissima alla Terra, praticamente come se toccasse l'atmosfera terrestre. Gli astronauti del programma Apollo si sono allontanati di quasi 400.000 km e per fare questo viaggio, oltre ai computer, come diceva il professore, sono stati inventati la GC, il Tiscali, cioè tutti quegli apparati che oggi sembrano obsoleti e assolutamente abbastanza ridicoli, ma all'epoca erano l'avanguardia dei transistor, della miniaturizzazione, cioè tutto ciò che era stato inventato per il programma Apollo ha avuto ricadute nella vita dei nostri giorni e ancora oggi è così. Allora, io parto subito da Apollo 8, vi risparmio tutto ciò che è stato fatto prima, perché dovremmo stare qua tutto il giorno. Il professore parlava prima dell'immagine iconica della Terra che sorge sul suolo lunare. Questa invece è l'immagine in bianco e nero di cui parlava il professore. Io non ho messo l'altra apposta perché sapevo già. Ho messo questa perché Anders, quando scatta la foto, in quel momento stanno orbitando, sono verticali rispetto alla Luna, quindi stanno orbitando, sono in piedi, la capsula orbita in piedi e quindi lui vede, e questa è la vera prospettiva. Poi girano la fotocamera, la foto viene adattata e quindi abbiamo quella foto bellissima a colori. Ma questo è il primo scatto che viene fatto e vedete, è impressionante, provate a immaginare, voi siete, state guardando dal finestrino il suolo che è scuro, a un certo punto si illumina e appena si illumina si vede la nostra Terra che appare. E chiaramente questo momento è un momento fantastico sia per la NASA ma per l'umanità. Saltiamo un paio di missioni che sono poi le missioni preparative, Apollo 9 in orbita terrestre, Apollo 10 in orbita lunare per il test del modulo lunare e arriviamo alla missione Apollo 11. Ci sarebbe veramente tanto da dire su Apollo 11, è stato detto anche molto durante il 2019 in occasione del 50° anniversario. E io vorrei invece parlare più di altri aspetti, non solo tecnici, anche se non possiamo dimenticare che questo razzo, il razzo più grande e potente mai costruito dall'uomo, a parte l'N1 russo che non ha funzionato, ma questo ha funzionato benissimo per ben 13 lanci. Un razzo che non ha mai avuto problemi, costruito e ideato da Wernher von Braun, con l'aiuto a Houston e a Cape Canaveral di Rocco Petrone che dirigeva il programma Apollo e quindi poi dopo Renato Cantore ci racconterà di quest'uomo. Questo razzo permette a Neil Armstrong e Buzz Aldrin di
di scendere sul suolo lunare il 20 luglio del 69. Questa immagine è un montaggio di due fotografie, sono ciò che loro vedono dai loro finestrini. Perché ho messo questa immagine? Perché tutti pensano sempre a Neil Armstrong come il primo uomo. Certo, è stato un grande pilota, è stato l'uomo giusto, al momento giusto, al posto giusto, ma quando sono scesi sulla Luna erano in due. Nel momento in cui un oggetto terrestre tocca la Luna, ci sono due uomini dentro. A sinistra c'è Neil Armstrong e a destra Buzz Aldrin. E loro vedono questo paesaggio, che in effetti non dice nulla, perché non c'è nulla. Sassi, polvere e un cielo nero. Ma è talmente irreale quello che vedono che non riescono neanche a descriverlo. È difficile per un ingegnere raccontare una cosa che avrebbe bisogno dei poeti, magari dei letterati che devono raccontare con parole magari diverse da un tecnico quello che loro hanno visto. Questo è poi il problema di tutti gli astronauti, che sono dei tecnici e quindi sono andati lì a fare un lavoro e vedono questo paesaggio e non riescono neanche a esprimere la gioia di quello che hanno visto. È una questione tecnica, devono scendere, raccogliere un po' di campioni lunari e cercare di tornare vivi, perché l'obiettivo della missione Apollo 11 è dimostrare che l'uomo può scendere sulla Luna, e loro lo fanno. In questa immagine vediamo sempre Buzz Aldrin, è lui che scende, ripreso da Armstrong, e questa immagine iconica, che tutti conoscete, è Buzz Aldrin ripreso da Aldrin, Buzz Aldrin ripreso da Armstrong. Perché sempre Buzz Aldrin? Perché la fotocamera era una e l'aveva al petto Neil Armstrong, semplice. Ma Neil Armstrong una volta gliela passa a Buzz Aldrin e gli chiede: scattami qualche foto, perché non penso che tornerò presto qui, anzi non ci tornerò mai più. Buzz Aldrin non gli scatterà le foto richieste, ne farà qualcuna molto da lontano, e la cosa, insomma, per un po' di anni questa cosa darà molto fastidio ad Armstrong, e successivamente dirà: guarda, me l'ha detto personalmente, non è importante avere delle foto per dimostrare che ci sono stato, ci sono tanti filmati che dimostrano che sto lavorando e operando sulla Luna, è importante che ci siamo riusciti. Di vedere la mia foto sui giornali mi interessava poco, e mi interessava anche poco essere il primo uomo, poteva essere Aldrin tranquillamente, l'importante era fare un lavoro fatto bene, perché non avevamo una seconda possibilità. E loro lo fanno benissimo. Questa è un'altra immagine scattata da Armstrong, vedete, lo vedete, lui, questa è la sua ombra. Perché ho messo questa immagine? Per farvi vedere la massima distanza raggiunta da un uomo durante la prima missione, 60 metri. Questo è quanto si allontanano, non perché hanno paura, ma perché non hanno tempo. Hanno 2 ore e mezza, in 2 ore e mezza devono fare tutto, rientrare sani e salvi e tornare al modulo di comando dove c'è Collins che li aspetta. Prima di andare via devono fare anche una serie di fotografie che serviranno alla storia e serviranno alla propaganda ovviamente, e far vedere che la NASA è riuscita lì dove i russi non erano riusciti. Per esempio scattare la foto dell'impronta dell'uomo sulla Luna. E quando voi guarderete i servizi televisivi, non quelli dell'amico Renato Cattore che sa benissimo i dettagli del programma Apollo, ma di altri che magari prendono da internet immagini e ti dicono: ah, questa è l'impronta di Armstrong. No, questa è l'impronta di Aldrin, perché lo vediamo qui, è il momento in cui Armstrong gli ha passato la fotocamera, vedete l'Hasselblad, ce l'ha in mano, sta scattando la foto al suo piede, scatta la foto al piede, prima, durante e dopo aver tolto il piede, e quindi l'impronta di Aldrin, cambia poco che sia di Armstrong, di Aldrin, e l'impronta della scarpa umana, di quel moon boot di cui parlava il professore. Questa è un'altra immagine ovviamente di grande propaganda, la bandiera degli Stati Uniti piantata nel mare della tranquillità. E qualcuno ha obiettato: forse dovevate portare la bandiera dell'umanità, ma non c'era la bandiera dell'umanità, non c'era ancora quella concezione, c'era la guerra fredda, mi ricordo, e gli americani hanno speso veramente tantissimo, soprattutto il popolo americano che si è tassato per mandare gli uomini sulla Luna, e quindi voleva vedere la propria bandiera. Lo stesso avremmo fatto noi italiani, e lo facciamo con le missioni spaziali,
sulle navicelle che costruiscono a Torino in tale Salenia Space c'è la bandiera italiana, perché è un orgoglio nazionale fare un'impresa di questo tipo. E quindi correttamente oggi ci sono, ma si pensa che siano ormai sbiadite, perché gli effetti dei raggi solari e degli raggi ultravioletti hanno sbiadito il colore del nylon, era un banalissimo nylon. Altra propaganda è questa placca lasciata sulla zampa dell'EM, firmata anche dall'allora presidente Nixon, che si prese i meriti che erano stati di un altro presidente. Purtroppo in politica capita che chi subentra, se le cose vanno bene, si prende anche i meriti. Immaginate se la missione fosse andata male, non so se sarebbe stato contento Nixon di avere il suo nome su una zampa fracassata sulla Luna. Quindi è stato fortunato all'epoca. Poi vabbè, Watergate ha messo tutto a posto. E ritornano, li vediamo che tornano, sono all'interno del modulo di risalita. Il fatto che sia una testa in giù conta poco nello spazio. E Collins dal modulo di comando scatta questa immagine, bellissima. E questa immagine, vediamo che c'è anche la Terra, vedete lì alta, e i due uomini. E questa foto l'ho messa perché Collins nel suo libro, Carry the Fire, un libro bellissimo, scrive: quando ho scattato questa immagine e l'ho vista sviluppata, mi sono reso conto che in quella foto c'era tutta l'umanità tranne me. C'erano tutti gli uomini sulla Terra, i miei due compagni dentro il modulo, ma io ero l'unico che era fuori da questa foto. Era quello dietro l'obiettivo. E questo ti dà l'idea di quanto lo spazio crea anche la solitudine. Lui è stato solo per diverso tempo, oltre 24 ore, e è stato bravissimo a gestire il modulo di comando da solo, e ha detto che gli è anche piaciuto. È un momento di solitudine estrema, soprattutto quando orbiti nella parte nascosta della Luna, quella che noi non possiamo vedere, e in quel momento si interrompevano anche le comunicazioni con Houston. Quindi era solo, assolutamente solo, nel buio. E tutta l'umanità era dall'altra parte della Luna. Quindi immaginate questi uomini, che forza, che testa, che tempra, che carattere bisognava avere per fare una missione di questo tipo. Quindi questi sono stati uomini veramente incredibili ancora oggi. L'amico Gallo, che è presente, ha avuto anche lui la fortuna di conoscere alcuni, e sono uomini straordinari quelli che sono andati solo, non sono uomini comuni, non solo per la preparazione che hanno avuto nella loro vita, nella formazione, ma proprio per forma mentis, per la capacità di sopportare un viaggio di questa portata. Sapete che qualcuno è tornato, è stato un po' destabilizzato, lo stesso Aldrin ha avuto problemi con l'alcol, perché quando torni da un viaggio di questo tipo ti domandi: e adesso cosa faccio? C'è qualcosa di più grande che puoi fare che camminare sulla Luna? È difficile superarsi. Non puoi tornare a fare l'impiegato. E questo è stato il problema di molti di loro. Mentre il professor Armstrong, intelligentemente, è tornato a insegnare. E questo lo ha aiutato molto, perché ha trasferito le sue conoscenze alle nuove generazioni e lo ha praticamente tolto da questa pressione di essere stato il primo uomo sulla Luna. Quindi vediamo dentro il gommone, sani e salvi, protetti dalle tute protettive. Si pensava all'epoca che sulla Luna ci potesse essere della vita, dei germi, magari il Covid. Quindi allora li hanno protetti, poi si sono resi conto che sulla Luna di vivo non c'è nulla, a parte dei batteri trovati su una telecamera, poi ne parleremo. E la cosa importante di questa missione sono questi circa 20 kg di campioni lunari. Sono i primi campioni lunari raccolti da uomini su un altro corpo celeste. E da qui cominciamo a capire qualcosa di più della Luna. Cominciamo a capire che probabilmente la Luna è nata dalla Terra. Ma questo lo scopriremo più avanti. Ecco perché le missioni Apollo vanno avanti e diventano sempre più scientifiche come missioni, non più missioni di propaganda. E lo vedremo subito dopo con Apollo 12. Vedete, Apollo 11 parte nel luglio del 69, e mentre stanno festeggiando, perché tutto il mondo li festeggia, partono gli uomini di Apollo 12, Pete Corran, Alan Bean e Dick Gordon, e fanno una missione particolare. Devono scendere in una zona del cratere Surveyor, vedete la zona di Apollo 12 è questa,
e devono raccogliere, devono portare sulla Terra la telecamera di bordo di un satellite chiamato Surveyor 3 che avevano lanciato sulla Luna 2 anni prima. Prendono questa telecamera, tagliano i braccetti, la riportano sulla Terra e quando esaminano il pezzo si accorgono che ci sono dei batteri ancora vivi. Ma poi si domandano, scusa, ma questi batteri arrivano dalla Luna? Poi vanno a fare degli esami approfonditi e si rendono conto che nella camera bianca, quando era stata montata, probabilmente era stata contagiata da questi batteri che erano stati portati dalla Terra. Ma la cosa meravigliosa è che hanno vissuto 2 anni sulla Luna, dove non c'è ossigeno, le temperature sono estreme. Quindi questi batteri hanno dimostrato che una forma di vita, anche elementare, può sopravvivere sulla Luna. E questa è un'informazione importante che abbiamo acquisito e che servirà per le missioni future. Apollo 13, come vedete, c'è un buco, manca Apollo 13. Parlavamo prima del comandante Lovell, di Fred Hayes, di Chet Swigert. Sono i 3 che fanno il viaggio verso la regione di Fra Mauro, ma un incidente di bordo, scoppia un serbatoio dell'ossigeno, li costringe a orbitare intorno alla Luna, ma a rientrare velocemente sulla Terra. Quindi la missione durerà solo 6 giorni, che sono il tempo necessario per andare verso la Luna e tornare sulla Terra. È una missione di soccorso, si inventano un sacco di procedure per tenerli in vita, i problemi sono tanti da risolvere, ma loro sono tranquilli, sereni e dimostrano come anche una missione di questa pericolosità possa essere portata a casa. La NASA lì dimostra sangue freddo, devo dire che tu al Mission Control sono veramente bravi nel trovare le soluzioni. Questo permette al programma Apollo di andare avanti con la missione Apollo 14. E vedete in mezzo il comandante Alan Shepard, che è un veterano, era stato il primo americano a essere lanciato nello spazio in un volo suborbitale 10 anni prima. Gli altri 2 sono 2 rookie, la prima missione, Ed Mitchell e Stuart Rusa, tutte e 3 purtroppo non ci sono più. Io ho conosciuto bene Ed Mitchell, molto bene, è diciamo che il primo astronauta che ho contattato quando ho iniziato a scrivere il libro, negli anni 2000, e devo dire che è sempre stato molto disponibile, un personaggio un po' particolare che si è occupato di tantissime cose che non hanno niente a che vedere con l'ingegneria e con lo spazio e che era visto dai colleghi un po' come il mago del gruppo, era una persona però di un'intelligenza pazzesca ed era un bravo astronauta perché in effetti il vero comandante della missione era lui, perché Shepard non aveva esperienza. Venne inserito nella rotazione all'ultimo momento perché era una persona influente e quindi era molto amico di Kennedy, quindi era difficile dire di no al comandante Shepard. Apollo 14 scende nella regione di Fra Mauro, vedete molto vicino ad Apollo 12, che è la regione designata per Apollo 13, quindi è una ripetizione della missione. Loro hanno un piccolo carrellino chiamato Meat, si allontanano per circa 2 km a piedi. Ed è molto faticoso camminare sulla Luna, non perché hai la tuta, ma perché hai un terreno che non è piatto, hai buche, massi, e poi ovviamente si riscalda molto l'ambiente all'interno della tuta, perché tu emetti del calore e quindi la tuta fa fatica a espellere tutto questo calore, quindi le loro pulsazioni salgono, il calore all'interno della tuta è elevato, il consumo di ossigeno è elevato. A un certo punto arriva l'ordine, quando sono sul bordo del cratere Kone Crater, gli chiedono da Houston di rientrare velocemente, perché altrimenti rischiano di restare senza ossigeno. E loro affannosamente rientrano giusto in tempo e avevano esplorato una bella zona, arrivando sul bordo di un cratere e raccogliendo dei campioni molto interessanti. Fino a qui le missioni sono di tipo abbastanza, come possiamo dire, manuale. Dalla missione Apollo 15 le cose cambiano, perché le missioni diventano di tipo J, chiamate così, perché porteranno sulla Luna un rover lunare, un'auto elettrica. Pensate, 1971, gli uomini se ne vanno in giro con un'auto elettrica sulla Luna. E ancora oggi sulla Terra, sì, ce ne abbiamo le auto elettriche, ma che percentuale? Noi dovremmo essere al 100% elettrici, dovremmo andare a idrogeno, che è pulito. Eppure non lo facciamo, e loro avevano le celle a idrogeno che produceva elettricità, acqua come
come scarico. Immaginate quanto erano avanti e quanto noi abbiamo perso tutta questa conoscenza, che oggi col programma Artemis dobbiamo riprendere. E vi dico anche che ero presente qualche tempo fa a Houston e a Cape Canaveral, perché hanno tolto una l'umbilical, che è praticamente il collegamento che era fra il modulo di comando e il modulo di servizio, perché questo tipo di costruzione, che permetteva il passaggio di tutte le comunicazioni, dei fluidi e dell'energia dal modulo di comando al modulo di servizio, verrà utilizzato sull'Orion. 50 anni dopo, una cosa costruita 50 anni prima viene ancora utilizzata perché funziona in modo perfetto. Questo per dire quanto il programma Apollo fosse veramente tecnologicamente avanzato. Era un po' fantascienza, parliamoci chiaro. Per la gente che viveva in Italia dice: ma come fanno? Hanno studiato, hanno investito un sacco di soldi. Tutti i giovani laureati dell'MIT appena uscirono a 26 anni, mica come da noi che fino a 50 ne parlavamo, fino a 40 anni è dura che trovi un posto di lavoro o che entri nell'università. Lì a 26 anni, laureato, sei preparato, sei uscito col massimo dei voti, perfetto, alla NASA. E cosa faccio? Studio di un problema, trova la soluzione. E si fidavano di questi giovani, perché poi sono i giovani che decidono a volte che una missione funziona o non funziona. John Aron è uno di quelli che dice, quando c'è il problema di Apollo 12, di Apollo 11, ha un problema durante l'atterraggio, e c'è il problema del computer di bordo che impazzisce, l'allarme del 1201, 1202, e Armstrong chiede a Houston: ma che succede? Cosa devo fare? E questo giovane di 27 anni dice: per me è tutto ok, scendete. E Jim Kranz dice: se l'ha detto lui, scendiamo. E questo ha 27 anni e decide di una missione storica. Questo per dirvi quanto l'America credeva nei giovani all'epoca, e questa è stata la loro fortuna. Apollo 16 scende nella regione di Descartes, che sono praticamente degli Appennini lunari, e con questa macchina, con rover, fanno diversi chilometri, vanno su e giù, fanno una bellissima missione, hanno un telescopio a infrarossi, per la prima volta e unica volta portano un telescopio. John Young e Charlie Duke, persona che conosco abbastanza bene perché l'ho incontrato veramente tante volte, è stato anche mio ospite, e devo dire uno degli astronauti più preparati della storia, che ha partecipato a tantissime missioni con i vari ruoli. Vi ricordo che è stato anche Capcom durante Apollo 11, era lui che parlava con Armstrong. E poi il grandissimo John Young, che poi sarà anche comandante della prima missione Shuttle, quindi un grandissimo astronauta. Arriviamo all'Apollo 17. Apollo 17 chiude un'epoca. Nel dicembre del 72 Cernan, Evans e Smith scendono sulla Luna, nella regione di Tau sull'Itro, la vediamo qua, è una regione molto complessa, in mezzo alle montagne, scendono con una difficoltà enorme perché devono fare una traiettoria molto molto ripida e infilarsi dentro un canyon, quindi molto complesso, ma Cernan è un grandissimo pilota, quindi la missione ha successo. Ma la cosa importante è che per la prima volta, e unica nella storia, viene portato un geologo sulla Luna. Harrison Smith è un geologo, non è un astronauta, non è un pilota. Ed è quello che poi trova campioni importanti e sa cosa accogliere. E questa è la cosa importante. Perché se tu mandi sulla Luna un astronauta che ha dovuto studiare geologia perché è obbligato a studiarla, è diverso mandare un geologo che ha studiato tutta la vita delle rocce, sa benissimo guardandole cosa bisogna riportare sulla Terra. Tornando al discorso delle rocce, vi ricordo che Apollo 15 porta a casa una roccia importantissima, la Genesis Rock, che è anortosite, la crosta lunare originale, un pezzo di crosta originale. Pensate, è una roccia che è bianca all'esterno. Immaginate, sulla Luna è tutto grigio nero. Scott, quando la vede, dice: questa è una roccia che sicuramente devo portare a casa. I geologi che seguono la missione della Terra impazziscono nell'ufficio. Dicono: assolutamente, questa la devi portare, abbiamo trovato quello che cercavamo. E da lì nasce la teoria che la Luna è nata dalla Terra. Ora io non vi farò tutta la teoria perché altrimenti siamo qua tutto il giorno. Andate a vederla, è una teoria ormai che ha il 90-95% di accettazione da parte del consesso internazionale, e queste missioni dimostrano come
andare sulla Luna e restare sulla Luna per 2-3 giorni ti permette di esplorare vaste aree ed è l'unico modo per capire come è fatto un altro corpo celeste. Provate a immaginare una civiltà aliena che arrivasse sulla Terra e atterrasse una Potenza, una Reggio Calabria, una Milano, una Roma e una Melbourne. Cioè, potrebbero dire di conoscere la Terra? No, non conoscerebbero la Terra, perché dovrebbero conoscere gli oceani, l'Himalaya, dovrebbero conoscere i poli. Cioè, c'è molto da scoprire ancora sulla Luna ed è per questo che il programma Artemis, che adesso vi farò vedere, sarà quello che poi dovrà assolutamente trovare le risposte che ci servono per poi fare quel salto, quel grande balzo verso il pianeta Marte. Ho messo questa foto, a chi l'avevo messa? Perché questa chiude un'era ed è poi la Blue Marble è il simbolo, diciamo, del programma Apollo per il fatto che siamo andati sulla Luna, ma abbiamo, come dicevo, che proprio si è scoperto la Terra. E rivolgersi verso la Terra, che si capisce quanto è importante il nostro pianeta e quanto sia bello e unico, ed è l'unica casa, come diceva Sagan, l'unico posto dove noi possiamo vivere, perché la Luna è inospitale, lo spazio è inospitale, lo spazio cerca di ucciderti, noi non siamo nati per stare nello spazio, siamo però capaci come le immagini pazzesche in diretta, avranno le GoPro attaccate sul casco, quindi immaginate. Io già sto pregustando quello che si riuscirà a vedere, sentiremo gli astronauti che parlano in diretta, che lavorano normalmente, un po' come succede con la Stazione Spaziale Internazionale. Ed è questo quello che poi ci aspettiamo, e anche molta scienza, quindi nuove scoperte, perché il programma Artemis sarà molto più articolato. Adesso cerco in una ventina di slide di raccontarvelo, andrò un po' più veloce per non rubare altro tempo. La differenza, vedete, il programma Apollo, Dio Apollo, e Artemide, programma Artemis. Perché il programma Artemis? E perché il programma Apollo? Allora, si cercò un nome nella mitologia, ovviamente non si poteva caratterizzare un programma dando il nome di qualcosa che esisteva nella realtà, perché avrebbe diciamo coinvolto troppo questa azienda piuttosto che la località. Si scelse così la mitologia. E per restare in tema hanno scelto il programma Artemis perché Artemis è nella mitologia la sorella di Apollo, e siccome questo programma prevede che il primo essere umano che tornerà sulla Luna, quindi il 13°, come diceva Cernan, sto aspettando di passare il testimone, purtroppo non ce l'ha fatta, è morto da poco, però ci sono gli altri che sono ancora vivi, che aspettano di vedere il prossimo uomo o prossima donna. Sarà una donna la prima a scendere sulla Luna nel prossimo programma Artemis, ed ecco perché hanno scelto lei. Lasciamo perdere la mitologia, andiamo alle questioni tecniche. Il programma Apollo prevedeva un'orbita intorno alla Luna di circa 100 km, diciamo che il range era tra i 110 e i 310 km. Generalmente il modulo di comando orbitava intorno ai 100 km di quota e faceva scendere il modulo lunare, che è questo, dove c'erano i due astronauti che scendevano sulla Luna. Qual è la differenza sostanziale? È questa. Il programma Artemis è completamente, concettualmente diverso. Il programma Artemis utilizzerà una base lunare, il Gateway, che orbiterà tra i 3.000 e i 70.000 km dalla Luna, e quando sarà nella zona più vicina alla Luna farà scendere il modulo lunare. Questa architettura è stata studiata per permettere la vita costante, in permanenza, in un'orbita lunare, che è molto più distante dell'orbita terrestre. E questo per evitare costi, perché tu devi trasferire costantemente tutto quanto. Quindi nel momento in cui costruisci una volta per tutte una base che orbiterà per anni, 10, 20 anni, intorno alla Luna, noi potremo andare, come se fosse la nostra casa al mare, attraccare, preparare la discesa e scendere sulla Luna quando il momento è propizio. Tutto questo comporterà delle orbite molto più complesse e anche un giorno in più per scendere sulla Luna, non 3 ma 4. Ma questo poco male. La cosa importante del Gateway è il fatto che sarà un vero e proprio supporto
un avamposto umano intorno alla Luna. E questo avamposto, un po' come succede per la Stazione Spaziale Internazionale, è costruito in cooperazione internazionale. Allora, in realtà non tutti i paesi partecipano, per esempio la Cina non partecipa per motivi che sono ovvi. In questo momento, vedete, qui c'è il simbolo di Roscosmos, sembra, questa è una slide di qualche tempo fa, sembra che i russi stiano facendo un po' retromarcia. Sapete che ci sono un po' di problemi politici e questi si ripercuotono, come sempre, nelle imprese spaziali. Quindi si spera che la Russia mantenga il suo proposito di partecipare a questo progetto, perché questo, diciamo, darebbe alla Terra un po' più di tranquillità. Ora sembra che invece i russi siano un po' propensi per lavorare con i cinesi, quindi fare una base lunare cinese, fare delle missioni con la Cina, andare su Marte con la Cina. Quindi stiamo cercando di capire che cosa succederà. Sarà molto importante la scelta. Quello che è sicuro è che l'ESA, quindi noi, diciamo l'Europa e l'Italia, parteciperà a questo progetto e parteciperà in modo attivo. Adesso vi faccio vedere come. Intanto conosciamo il razzo che porterà gli uomini sulla Luna di nuovo, l'SLS, la Space Launch System. È un razzo che, come vedete, utilizzerà i due booster che erano stati già dello Space Shuttle, sono dei booster potenziati che funzionano a combustibile solido, sono molto sicuri perché una volta accesi siamo sicuri che funzioneranno fino a quando non esauriscono il combustibile e hanno una potenza enorme. Oltretutto li puoi staccare, recuperare, li fai cadere sulla Terra e li puoi riempire e riutilizzare. Questo, diciamo, è il sistema un po' di SpaceX, no? Che sta aprendo la via al riutilizzo con delle imprese incredibili con i loro razzi. Questo è importante perché l'obiettivo di questa missione è anche contenere i costi, abbassare i costi. Pensate che un lancio di un Saturno costava una cifra spropositata, oltre 1 miliardo miliardo e 200 milioni di dollari dell'epoca. Si pensa che un SLS costerà sugli 800 milioni di dollari attuali. Quindi è un bel divario. Lo vediamo qua in dettaglio, è un razzo che è quasi come il Saturno, dipende dalla configurazione, ci saranno delle evoluzioni e il razzo diventerà più grande del Saturno. Ha una grandissima spinta e porterà fino a 100, poi a 100, come vedete, 130 tonnellate in orbita bassa e quasi 40 tonnellate in TLI, che sarebbe trasferimento dell'orbita lunare. È molto importante avere questa potenza, perché bisogna portare tutto quanto necessario in orbita lunare. La capsula utilizzata, come vedete, sembra un modulo di comando un pochino più grande, in effetti potrà portare da 2 a 6 componenti, quindi da 6 astronauti, al contrario del modulo di comando dove ci stanno solo 3 astronauti. Qui vediamo una rappresentazione grafica di Orion con i suoi pannelli solari dispiegati. Una cosa importante di questo programma sarà il modulo di servizio che è costruito da Thales Alenia Space, quindi a Torino ci sono gran parte degli stabilimenti che costruiscono il modulo di servizio, è una cosa molto importante, soprattutto per il nostro paese, perché partecipare alla missione lunare fornendo poi quello che è il motore, perché il modulo di servizio alla fine è il cuore. Certo, l'abitacolo è importante, ma se non hai tutti i sistemi di supporto non puoi andare sulla Luna. Quindi sarà una cosa importante. Thales Alenia ha vinto questa commessa, questo perché è un'eccellenza a livello mondiale. Ma non farà solo questo, eh? Vediamo. Adesso vi faccio vedere il resto. Vedete le differenze sostanziali? Orion ha un diametro di 5 metri, mentre l'Apollo aveva circa 4 metri di diametro, quindi ci stavano 3 astronauti, mentre nell'Orion è un po' più grande, come vedete, molto più compresso, ma molto più capiente. Quindi è un'efficienza, guardate anche il motore, che differenza di cono, perché le efficienze sono aumentate. Ovviamente oggi abbiamo una tecnologia dei computer molto avanzata rispetto all'epoca, immaginate. Che praticamente il computer di bordo dell'Apollo equivaleva a poco più di un telecomando dei nostri, un cellulare troppo. Qualcuno dice il cellulare, ma in effetti un telecomando ha una forza, una potenza che forse poteva far funzionare il modulo lunare. Quindi
Immaginate quant'è il divario. Corva, che c'è tante cose da dire. Le tute, è ovvio che devi fare delle tute nuove, le tute d'Apollo bellissime, sono, per me sono un sogno, sono inventato. Come si scende sulla Luna? E chi costruisce il modulo lunare? Ne stanno costruendo tre. Sono stati assegnati bandi, cifre importanti, a tre gruppi che sono formati da diverse aziende. A destra vedete SpaceX, che partecipa, ormai è un partner abituale della NASA. Avete visto col volo di Dragon, ha portato gli astronauti della NASA sulla stazione spaziale. Poi c'è il gruppo di Blue Origin e poi c'è il Genetics, che è quello che interessa a noi perché è il gruppo dove partecipa Thales Alenia Space. E quindi l'Italia. L'Italia potrebbe essere la nazione che costruisce il modulo di discesa lunare, la nuova Grumman. E questo è pazzesco, pensare che saremo noi. E questo creerà anche altre opportunità, la possibilità che un europeo, e a maggior ragione un italiano, e a maggior ragione, dico, Luca Parmitano, possa camminare sulla Luna. E non è un'eresia, ce lo dico qua, e nessuno lo dice perché per scaramanzia, perché non ne vogliono parlare, perché preferiscono depistarti, ma vi dico che Luca Parmitano, se non molla e ce la fa a resistere un N anni, potrà camminare sulla Luna. Ha le qualità, è stato comandante della ISS, ha dimostrato grandi capacità durante le uscite extraveicolari, tutte cose necessarie per camminare sulla Luna. Quindi noi, come paese, dovremmo essere orgogliosi perché stiamo partecipando alla nuova epopea. Quindi, grazie a tale Salenia. Questa sarà la tuta, non vado a spiegarla in dettaglio perché è molto complessa. La cosa particolare che è stata studiata è la problematica della polvere lunare, che ha creato veramente grandi problemi agli astronauti. Era uno dei problemi principali, perché la pressione la teneva, il comfort non era male all'interno delle tute Apollo, ma avevano il problema che la polvere lunare è molto abrasiva, si insinuava nei meccanismi e questo creava poi dei problemi di tenuta. Quindi è stata studiata una nuova tuta, adesso ve la faccio vedere in dettaglio, che permette all'astronauta di entrare da dietro, quindi un unico ingresso che si sigilla e ha una maggiore mobilità, oltretutto ha poi tutto il sistema audio integrato, quindi non c'è più bisogno del caschetto, avete presente lo Snoopy Cap, no? Tutti quei avevano i microfoni che si spostavano all'interno e poi come fai a spostarli, che non puoi entrare nel casco. Quindi hanno studiato una serie di soluzioni che permettono all'astronauta maggiore comfort e quindi di restare sulla Luna per diverso tempo. Sto terminando, ormai questa sarà la base lunare Artemis al Polo Sud, è una grafica ovviamente, immaginate che ci saranno anche diversi habitat che verranno ricostruiti, habitat che dovranno essere protetti dalle emissioni solari, quindi si pensa anche addirittura delle grotte, delle caverne che sono state trovate sulla Luna e si pensa di utilizzare come riparo per evitare appunto problemi agli astronauti. Ma questa base al polo ci dirà soprattutto se l'acqua poi è utilizzabile, in che quantità, e ci permetterà poi di fare quello che è l'obiettivo di questo programma, questo salto. Ora faremo un salto della pulce, torneremo sulla Luna dove siamo già stati, torneremo molto più convinti, uniti come popolazione terrestre, quindi sarà un gruppo maggiore, ci sarà l'Europa all'interno di questo progetto, e tutto questo perché l'obiettivo vero è Marte. E l'obiettivo vero, sì, una volta era, dicevo, 2030, adesso si sposta al 2035. Io non guardo la data, mi interessa che accada questo, può darsi che non sarò qua a vederlo. Sarò già contento di vedere gli uomini sulla Luna di nuovo dopo averli visti quando ero bambino di 6 anni alle elementari, quando vidi Neil Armstrong scendere sulla Luna, pensavo che mondo incredibile, cioè la mia vita inizia con l'uomo che cammina sulla Luna, chissà cosa vedrò durante l'arco della mia vita. Ecco, mi aspetto di rivederli e che siano pronti a fare questo grande salto, perché vorrà dire veramente un grande salto nella conoscenza e quindi nel progresso dell'umanità. Grazie a tutti.
passo subito la parola al dottor Cantore, perché prima di arrivare dall'alunna bisogna studiare, e quindi lui ci parlerà di chi ha governato la Terra, la missione Apollo. Grazie. Grazie per l'invito. Io vi confesso, sono un po' in difficoltà a parlare dopo un professore di scienze e dopo, insomma, il più autorevole divulgatore delle missioni spaziali che io abbia avuto il piacere di conoscere. E...